ritrovati per una nuova puntata del Professionista Risponde, anche quest'oggi con me in studio, pronto a rispondere alle vostre domande, ai vostri dubbi, è l'avvocato Giuseppe Rapisarda, che ringrazio ancora una volta per la sua presenza. Ringrazio e saluto anche la nostra Enrica Giuffrida, fondamentale perché è lei il tramite, il ponte tra voi che ci scrivete e l'avvocato che risponde. Enrica, avvocato, siamo pronti per partire con le domande. Sì, grazie Alessandra. Io prima di iniziare con le domande vi ricordo come sempre i contatti dove potete continuare a scrivere le vostre curiosità, le vostre domande. La mail è redazione@futurapress.it, attivo anche il numero WhatsApp 320-693-8702. Io direi di iniziare già subito con la prima domanda che arriva da Anna da Mister Bianco, che ci chiede: buonasera, sono un inquilino. Ogni anno le spese del condominio aumentano e il mio padrone di casa chiede sempre di più. Come posso fare per capire se è corretto quanto mi viene chiesto? È un po' una domanda che ci facciamo in tanti, avvocato. Ma insomma, ha ragione, non è che si possa pagare a scatola chiusa. Tra l'altro l'inquilino, quindi il conduttore, non partecipa alle riunioni condominiali, non ha accesso, se non lo chiede, a quelli che sono i documenti giustificativi delle spese che legittimerebbero un incremento costante degli oneri, quindi dei costi del condominio. Allora rispondo in maniera più succinta possibile, dicendo alla signora di chiedere proprio al proprietario e per conoscenza comunque rivolgere la stessa analoga domanda all'amministratore del condominio, di chiedere i rendiconti consuntivi e il bilancio preventivo dell'anno in corso, il rendiconto consuntivo ovviamente del 2023, con i piani di riparto, e da là si affidi ad un professionista di fiducia per verificare quale tipologia di spese sia di spettanza al proprietario e quale è riconducibile all'utilizzo dell'immobile e quindi sia di spettanza dell'inquilino. Capire se ha una logica questo trend ascensionale delle spese, è anche vero che soprattutto nell'ultimo anno e mezzo, lo sappiamo, il tasso di inflazione è salito e quindi la fruizione anche delle bollette condominiali soggiace inevitabilmente a degli aumenti, ma per verificare la giustezza e per avere contezza della legittimità di quanto viene chiesto alla nostra amica, deve anche far verificare i rendiconti consuntivi almeno degli ultimi 3 anni per vedere che cosa è salito, scusate il termine improprio, insomma quale spesa ha subito un incremento e se è riconducibile all'inquilino. Quindi il passaggio è avere la documentazione condominiale per la necessaria verifica. Passiamo allora alla prossima domanda, arriva dai nostri social. Ho sempre provveduto a riparare la caldaia della casa che ho in affitto. Ora va sostituita e il proprietario mi ha detto che tocca la spesa a me. Posso detrarre dall'affitto il costo? Bella domanda. Il bicchiere è mezzo vuoto e mezzo pieno, bella domanda. Rispondo con la parte amara, no, il conguaglio dell'affitto, come tutti i conguagli, passa se ha l'accordo delle parti, è un reciproco dare e avere. Allora, con buon senso, se io spendo 600-700 euro per una caldaia, posso, ma me lo deve consentire il proprietario. Ma la logica che segue il nostro amico è appunto quello che la spesa di sostituzione dell'impianto caldaia spetta al proprietario, e il nostro amico qui ha ragione: non può conguagliare, ma può pretendere dal proprietario una sostituzione. Perché una cosa è parlare, a volte i proprietari, devo dire, di qua entra e dall'altra parte del padiglione auricolare esce, il concetto che una cosa è la riparazione dell'impianto e ovviamente il conduttore, avendone custodia, è tenuto a tutte quelle che sono le manutenzioni come se fosse il proprietario. Altra cosa è una spesa di impianto che poi alla fine della locazione rimarrà a beneficio dell'impianto in sé per sé considerata. Quindi la sostituzione della caldaia spetta al proprietario. Di fare il conguaglio sarebbe un problema di buonsenso, ma deve trovare l'intesa, se no in mancanza
del canone d'affitto, il locatore può fare lo sfratto per morosità, cosa che sarebbe danno e beffa, no? Quindi pretenda. Dal proprietario, salvo, la interrompo, avvocato, Certo. diceva lei, salvo sia stato pattuito diversamente nel contratto o no? No, se è stato pattuito diversamente è un discorso, anche se qui, vede, è una clausola vessatoria. La vecchia normativa prevedeva che era la vecchia legge 392-78, la famosa legge dell'equo canone, che non è più in vigore per le Sì. abitazioni ma solo per gli usi diversi, rispetto alla normativa oggi in atto, che è la 431 del 98, prevedeva che fossero nulli patti e condizioni diretti a peggiorare, ad aggravare la posizione contrattuale del conduttore, perché la disciplina delle locazioni era pervasa, invasa, anche voglio dire per gli umori politici dell'epoca, di norme imperative di legge che, anche quando fossero derogate da inquilino e proprietario, qualora fossero peggiorative rispetto alle norme stesse dell'inquilino, erano Certo. nulle. Sì, la sostituzione, se hanno pattuito che spetta all'inquilino, può valere come clausola, anche se potrebbe essere impugnata come clausola vessatoria. Quindi io direi di non firmare eventualmente simili accordi, di rimettersi a quella che è comunque non solo la disciplina legale, ma la giurisprudenza costantemente seguita in materia, e quindi, ripeto, la caldaia la sostituisca il proprietario. Ecco, mi permetto di aggiungere, avvocato, che in questi casi, in tutti i dubbi, nel caso in cui ci dovessero essere dubbi, delle incertezze, prima di firmare, consultatevi, chiedete a un avvocato, chiedete ad un amico che magari vi farà da tramite con un avvocato che fa questo, insomma, di lavoro e saprà consigliarvi per il meglio, piuttosto che firmare frettolosamente. Quanto mai utile, sono cresciuto, ho tentato di crescere professionalmente, per esempio a proposito dei contratti, no? Non è che uno si prende un prestampato oggi, prima erano, nella mia generazione, io sono più datato, si prendevano pure dal tabacchino, adesso si stampano da internet. In realtà ogni contratto, ogni intesa sono abiti su misura fatti per l'esigenza delle parti, quindi occorre un professionista che predisponga il contratto. Non esistono dei prestampati che possano disciplinare singole esigenze, perché poi generalmente nella durata di un contratto che è pluriennale, come quello degli affitti, i nodi vengono al pettine, giusta considerazione. Non voglio rubare altro tempo alle domande dei nostri telespettatori, Enrica. Sì, andiamo avanti, leggiamo la prossima domanda. Arriva da Adrano, il nostro amico Giuseppe ci scrive: Salve, sono da 6 anni in un appartamento registrato come affitto ad uso transitorio. Mi è stato chiesto di rilasciarlo entro un mese. Cosa posso fare? È una contraddizione in termini. Se ci sto da 6 anni è finita la transitorietà, insomma, anche perché la transitorietà non può essere prorogata più di un certo termine. Se sono 6 anni, il contratto è di natura continuativa, quindi anche qui consiglierei di rivolgersi a un avvocato, perché alla disciplina transitoria, la disciplina transitoria puzza di attività elusiva da parte del proprietario, perché in realtà siamo di fronte a una locazione ordinaria. Ciò detto, no, bisogna vedere quello che c'è scritto nel contratto, ma in ogni caso un mese no, non è un termine congruo, sono almeno 3 mesi. E anche su questo punto dovremmo vedere quello che è stato inserito, quello che hanno scritto in contratto, quello che è stato recepito in termini di clausole nel contratto, ma già per il solo fatto che ci sta da 6 anni, secondo me non è applicabile più la disciplina transitoria. Chiarissimo, ci sono altre domande, immagino, sì. Sì, passiamo a un'altra domanda, ne abbiamo tante, ma andiamo più spediti. Arriva dai Sì. nostri social. Buonasera avvocato, è valido un contratto di affitto verbale? Posso riavere indietro i canoni versati? E se sì, entro quale termine? Allora, no, non sono più validi, né possono essere convalidati o validanti in alcun modo i rapporti locativi verbali. La legge su questo è inequivoca, quindi il fatto di, come si dice a Catania, fare mano con mano, cioè ricevere le chiavi e dare
avvisata, dare il deposito cauzionale, non serve a far nascere non la locazione. È un comportamento concludente in questo assolutamente. Caso. Assolutamente. La legge prevede tassativamente che per avere locazione dobbiamo avere un contratto scritto e registrato, se no locazione non se ne ha. E nel caso di rapporti verbali sono nulli e quindi il nostro amico potrà riavere tutti i canoni che ha versato al locatore. Il termine generalmente viene mutuato dalla vecchia normativa in tema di affitti, che si può fare questo tipo di azione legale entro 6 mesi dal rilascio dell'immobile, ma c'è giurisprudenza ormai che sta prevalendo che i 6 mesi ne vengono dal rilascio dell'immobile, è un termine che attiene al fatto che si può, se si fa entro 6 mesi un'azione legale del genere, si possono chiedere tutti i canoni anche oltre il termine di prescrizione di 10 anni. Se si fa una causa oltre i 6 mesi, rientra il termine, cioè io posso chiedere quello che ho dato negli ultimi 10 anni nel caso di una locazione pluriennale. Però avverto il nostro ascoltatore che è vero che può ricevere i canoni, ma non è che c'è stato gratis, quindi il proprietario potrà sempre, cioè può pensare di esserci stato gratis, potrà almeno in compensazione il fatto di una determinazione del valore locativo dell'affitto mese per mese, almeno a conguaglio, insomma, anche un dei canoni che tali non sono, e quindi uno può avere diritto a riavere le somme. Qui siamo di fronte a un tentativo del nostro legislatore ovviamente di liberalizzare gli affitti, ma noi veniamo da anni e anni di giurisprudenza che ha tutelato al massimo, giustamente da un certo punto di vista, anzi da molti profili, sotto molti profili, il conduttore, che è la parte debole del rapporto contrattuale, però ha finito con appunto ingabbiare al massimo questi rapporti, rendendo molto asfittico il mercato delle locazioni. Dobbiamo ancora trovare tutti gli operatori del diritto dei punti, dei baricentri che ancora non ci sono. Forse ecco le difficoltà nel rispondere. Mi perdoni, l'ho interrotta. Sì, ha fatto bene. Correvo perché abbiamo ancora un minutino a nostra disposizione per rispondere ad un'altra domanda. Sì, leggiamo velocemente l'ultima domanda. Antonio da Catania ci scrive: buongiorno a tutti, ho in corso una pratica di sfratto per morosità e il conduttore mi ha scritto che è senza acqua perché si è rotto il motore dell'autoclave, si dovrebbe sostituire. Sono tenuto a fare questa spesa? Grazie, avvocato. Allora, se lo sfratto non ha ricevuto ancora la convalida da parte dell'autorità giudiziaria, la riparazione spetterebbe ancora al nostro amico quale conduttore, o la sostituzione spetterebbe al proprietario. Ma se abbiamo un provvedimento di convalida, cioè quindi un ordine di rilascio dell'immobile, io credo che non ci sia molto da fare. Se lo vuole riparare, se lo ripari, ma sarebbe tenuto al rilascio dell'immobile, punto e basta. Sono andato... È stato severo ma giusto. Assolutamente, assolutamente, avvocato. Immagino che siano rimasti soddisfatti i nostri telespettatori, che invitiamo sempre a contattarci, a scrivere, perché sicuramente con l'avvocato Rapisarda ci rivedremo. Enrica vi ha dato poc'anzi i nostri contatti. Grazie Enrica, grazie all'avvocato Rapisarda per il suo contributo e grazie a voi che ci avete seguiti. Arrivederci alla prossima puntata del Professionista Risponde.